Bentornati amici dello Spiegotto, Francesco Spiegotti è sempre qui con voi. 11ª puntata, abbiamo grosse novità in redazione, si sono aggiunti nuovi autori, abbiamo la nostra scenografia sempre pimpante. L'11ª puntata è particolare perché ricorda l'11 settembre del 2001, quando alle 8.35 1300 persone purtroppo si ritrovarono tutte insieme imbottigliate tra Eurmagliana e la Cristoforo Colombo e quindi il server di Google andò completamente in tilt, creando notevoli disagi, ma più che altro anche per le bestemmie che a unisono proprio salirono verso il cielo e quindi molti rischiarono anche la scomunica. Ma quel giorno adesso è quasi completamente dimenticato, quindi facciamoci il segno del crocevia e lanciamo la nostra nuova sigla! Ecco, la sigla di oggi è andata in onda in forma ridotta per rispetto a tutte le vittime del traffico. Lo spiegotto di oggi verte su un argomento molto importante, la religione. Infatti, già in antichità, nei teatri, nelle agorà, dove i greci, i persiani, i sineddochi riuscivano a discutere animatamente tra loro, veniva usata la bestemmia, però era ammessa solamente per interrompere l'avversario politico. Un esempio palese lo troviamo in Properzio, lettera ai Corinti 1.16, dove Mario Siliano, leggo testualmente, durante un discorso al Senato, disse: «E quivi giunto la predetta e presente lettera ad Inca, il serpente di...» Lo interruppe il senatore Maximus dei Ceccheri, che era lì accanto a lui, e questa è storia. Ma come si crea una religione? È molto semplice. Allora, innanzitutto vi servono dei simulacri, o dei feticci, che ne so, un libro, un'arma contundente, del sambuco, qualcosa che faccia presa sulle persone. Se volete essere molto scaltri, anche del cibo a lunga conversazione può andare bene per creare dei simulacri perfetti. Il Deo così creato va intriso delle tre anze, che le trovate anche su Wikipedia, e sono ignoranza, arroganza, luccicanza. Da cui è tratto anche l'omonimo film dell'artista polacco Kubica, che ci hanno fatto anche il cubo, no? Non è mai riuscito a finirlo. Quindi dovete trovare gli adepti. Ne bastano una quindicina. Se non sapete dove trovarli, andate all'INPS e gridate forte: reddito di cittadinanza! E vedete che arrivano. Poi glielo fate vedere il simulacro, glielo fate vedere per circa 12-15 secondi. Mi raccomando, non un secondo di più, perché... Quindi non vi resta che inventarvi e intonare un canto melodico ma non armonico, con tanti alti e pochi bassi per le anziane, e trovare un luogo di culto. Beh, le aste giudiziarie possono fare al caso vostro, ricordatevi, asta giudiziaria. Ricordatevi solo che quando andate a firmare, quando avete fatto il rogito, di metterci davanti al vostro nome un bel don, così vi risparmiate anche l'ICI. E così la vostra religione è creata. Mi raccomando, fatene di conto, non ve la fate fregare, mi raccomando, perché ci sono anche quelli, ma io oggi voglio farvi un grosso regalo, perché come vi ho insegnato a crearla, vi posso insegnare anche a distruggerla. Un vicino di casa magari ve l'ha creata una sul vialetto e non ci passate, oppure vi dà fastidio, niente di più facile. Come si fa a distruggere una religione? È molto semplice, si fa in tre passi, i famosi tre passi del boia, e sono noia, gioia e foiba. Mi raccomando, non dimenticate mai le foiba. Mai! Bene, per oggi è tutto. Francesco Spiegotti vi saluta. Se avete domande da fare, fatele nei commenti. Se avete creato una religione, fatecelo sapere, tranne il sabato, perché io il sabato mi riposo. Se l'avete creata, vi si viene a trovare, si playtesta insieme, si fa condivisione, che ci vuole molto in questi momenti. Quindi cliccate, leccate, perché si può trovare qualcosa di dolce dappertutto. E alla prossima puntata vi lascio con la nostra sigla! Ha già chiamato il Vaticano. Ma porca...